benvenuti e buongiorno a Corte Tosoni per il solito appuntamento con La Voce di Mantova, in collaborazione con La Voce di Mantova, e oggi parleremo dei danni che il cane può fare a se stesso, di cosa può succedere quando noi lasciamo il cane a casa e per una serie di motivi questo comporta agitazione e danni autoindotti a se stesso da parte del cane. Prima cosa, dobbiamo abituare il cane a restare in casa da solo, per ovviamente per metodica, per addestramento. E seconda cosa, dobbiamo cercare di creargli un posto dove il cane non si possa ferire o autolesionare. Esatto, questa cosa è importante, particolarmente importante anche per il benessere del proprio cane, perché il fatto che sappia stare in nostra assenza è fondamentale. Una guida, una base sicura è quella base che permette di crescere al figlio nel caso di umano o cane nel caso di proprietario, per dargli la competenza appunto di non andare in frustrazione nel caso di assenza o separazione. Ad esempio, la cosa più sbagliata è mettere il cane in cantina quando noi andiamo via, mentre il cane è abituato a stare in salotto. Non c'è abituazione e non c'è comunque conoscenza del posto. Esatto. Ci sono piccoli accorgimenti che noi dovremmo avere per essere dei bravi proprietari. Sì, il cane ci aiuta anche in questo senso nel tenere la casa in ordine, se vogliamo. O il disordine per il cane. O completamente pulita, senza oggetti, senza nulla, sarebbe ancora meglio. Quindi pulizia di casa, e questo è bene per tutti quanti. Ecco. Allora, qual è la stanza? A questo punto andiamo a vedere qual è la stanza e il setting ideale per evitare che il cane possa avere delle problematiche durante la nostra assenza. Sicuramente, come ha detto Federico, è una cosa che non va fatta da un giorno all'altro, ma il cane va abituato di volta in volta, precludendogli, cominciando dall'impedirgli di seguirci in bagno fino ad arrivare alla possibilità di andare al supermercato senza che il cane mi continui a ululare fino a che non mi arrivano i vigili a casa. Come avevo già detto nelle rubriche precedenti, all'arrivo del cane, mi sembra che sia stata quella la puntata, persone, proprietari che si prendono le ferie giustamente perché ovviamente arriva un nuovo membro della famiglia, vogliamo abituarlo e conoscerlo al 100%, non è al 100% corretto, perché il cane andrà ad abituarsi a dei tempi diversi che noi possiamo proporgli poi nella vita reale. Cioè il lavoro, le 8 ore, la serata fuori con l'amico, con l'amica o con il marito, con la moglie, il compleanno e tutto il resto. L'abituazione deve essere fatta per gradi, cioè vuol dire che piano piano, ok, dobbiamo cercare di allungare il tempo mentale del cane, che non è il tempo che noi tendenzialmente percepiamo, ma è un tempo diverso, è proprio l'attesa. Esatto, e una cosa che può aiutare, ma ripeto, non è la singola cosa non è fondante, però insieme tante piccole cose aiutano, quindi sicuramente abituare il cane con gradualità, questo è la base. Dopodiché lasciare un rumore costante per il cane, una televisione, una radio accesa può aiutare. Mi hanno detto che le 100 Hz, tra l'altro, da quando sono uscite le 100 Hz, il cane ha una percezione visiva della televisione quasi normale. Sì, vede, aumenta il frame rate, la frequenza di aggiornamento dell'immagine proposta sullo schermo e il cane vede meglio. Mentre sui vecchi tubi catodici non c'era la percezione da parte del cane, che vede molto più velocemente rispetto a noi, perché ovviamente è portato a predare e quindi deve essere molto più reattivo sugli oggetti in movimento, a differenza nostra. C'è un perché in tutto. Appunto, i televisori odierni sono uno stimolo maggiore per i cani. Anche le onde delta, per quanto riguarda, che fondamentalmente se si va su YouTube, onde delta, vengono fuori delle musiche, insomma delle sinfonie su certe frequenze che tendono a rilassare noi e anche i cani. Quindi la televisione e la radio accesa sono sempre un buon consiglio. Sì.
e ovviamente l'ambientazione, cioè l'ambiente deve essere quello che noi proponiamo al cane tutti i giorni. Sì. Può succedere che il cane possa rovesciare la pianta o scavarci dentro, non è un dispetto, eh? Cioè non è qualche cosa che il cane percepisce come io te la faccio, perché così impari che quando vai via. È un momento che il cane vive, è un momento di stress provocato da sostanze chimiche che il suo corpo produce e ovviamente va a scaricarle creando il danno, facendo il danno. Ecco, e quindi una volta che noi torniamo e ci troviamo la casa con i danni, è chiaro che sperabilmente la casa con i danni senza, cioè non il cane con dei danni, però non dobbiamo punire il cane che ha vissuto un momento di difficoltà. Bisogna metterlo nelle condizioni di vivere meglio questo momento. Ecco, uno degli strumenti che può essere utilizzato per aiutare il cane a autogestirsi è il kennel. Esatto. Sul kennel c'è tanto da dire, sicuramente viene vissuto, deve essere vissuto con gradualità e positività, deve essere assolutamente una scelta da parte del cane quella di entrare nel kennel, perché io devo far sì che diventi un qualcosa di positivo per lui. Etologicamente perché, corretto. Sì, perché i cani sono fondamentalmente animali da tana. E vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso anche questa volta e vi diamo l'appuntamento tra 15 giorni. A presto. Ciao. Ciao. Da Corte Tosoni e dalla Voce di Mantova. Ciao ciao.